Tra i tanti format che abbiamo lanciato in questi ultimi mesi ce n'è uno dedicato anche al mondo del cinema, perché ricordiamo, il Canavese è terra anche di cinema, di fiction. L'abbiamo imparato negli anni passati attraverso tutta una serie di eventi, iniziative che hanno alla fine coinvolto il nostro territorio, ma anche abbiamo scoperto che il Canavese è fucina di attori e di attrici, oltre che di registi e di sceneggiatori. Ebbene, oggi abbiamo l'onore di conoscere, o meglio di farvi conoscere, ma tanti ormai sapranno sia il suo nome che il suo volto, quello di Marilina Succo, attrice che da Castellamonte sta facendo una bellissima carriera, una carriera che ci racconterà oggi. Marilina, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora Marilina, con te appunto vorremmo raccontare un pochettino, un po' quello che è il tuo trascorso, il tuo presente, ma anche il tuo futuro. Ma anche chiacchierare e diciamo così, per dare qualche input a chi si avvicina al mondo dello spettacolo e del cinema e comprendere quello che può essere, tramite anche i tuoi suggerimenti, come approcciarsi a questo mondo. Un mondo non facile, ma affascinante e carico sicuramente di significato. Allora Marilina, tu hai iniziato già da alcuni anni, sei giovanissima, non diciamo l'età. Ormai più o meno, no, scavallo anch'io tra una certa... Oddio, no, non dire così, io non spoilerò la tua età, però permettimi, alla fine... No, ma si può dire, ne ho 28, insomma, tra qualche giorno ne faccio 29, quindi... Oh, sei una ragazzina, dai, alla fine... Ma il giro di boa. Ok. Allora Marina, tu parti, sei stata studentessa del Faccio, poi hai iniziato con le passerelle, ti sei avvicinato, sei stata all'Accademia di Arte Drammatica a Milano e poi appunto hai iniziato quella che è la tua carriera da attrice. Raccontaci un po' che cos'è che ti ha spinto a metterti in gioco nel cinema, nel mondo dello spettacolo, che ripetiamo non è un mondo facile. Ma allora, in realtà io non ho mai avuto un'idea concreta di cosa poi sarei diventata più da grande. Ora mi sento dire da grande, non penso ancora di essere così grande, penso di essere all'inizio di un percorso, ma penso che l'arte sia un tutt'uno. Molto spesso mi viene chiesto, ma sei l'attrice, ma fai anche pittura, ma fai anche scultura. Io credo che queste cose non siano diverse. L'arte è un tutt'uno e la forma d'espressione è la stessa. Certo. Fondamentalmente quello che conta è esprimere ciò che si sente e impersonificarsi in un qualcuno, in un qualcosa. Mm-hmm. Quindi in realtà io l'arte l'ho sempre avuta da quando sono piccola, nel senso che ho sempre dipinto, sempre paccioccato. Mi ricordo di mia madre, di questo aneddoto, che io scrivevo sulla carta igienica e la scrivevo ovunque, cioè nel senso ho sempre avuto questa predisposizione, no? Poi la vita è imprevedibile e in base alle scelte che si fanno si avviano dei percorsi piuttosto che altri, quindi certo. Chiaramente il cinema è un mondo molto affascinante, ho sempre visto un sacco di film, ma chiaramente venendo da Castellamonte e quindi senza nulla da togliere insomma a questo paese, ma chiaramente non è il cinema non nasce qua, nasce a Roma, e la vedevo come un orizzonte molto molto lontano da me e quindi mi sono diplomata in architettura e arredamento lì alla Faccio e quindi comunque ho conseguito, vedi, un percorso anche artistico. Mm-hmm. Sempre nel mondo dell'arte, del disegno, eccetera. Ho avuto degli insegnanti che mi hanno dato tantissimo e qui vorrei citare Sergio Ragalzi, che per me è stato un mentore nel mondo dell'arte e che ancora oggi ho rapporti ed è una persona splendida, nonostante le sue pazzie giustamente da artista. D'artista. E poi da lì mi sono diplomata in questo e poi mi sono lanciata. Sì, ora passerelle io non oserei dire, non mi sono mai sentita modella. Anzi, Miss Italia è stato un percorso che io ho fatto nel 2014, ma che in un qualche modo, non dico che rinnego, ma un po' è stata una deviazione che mi ha portato tantissime cose, mi ha portato tantissimi... Certo. Mi ha permesso di stare in mezzo a tanta gente, a conoscere molte persone, ma non c'entrava in realtà molto con quello che poi era il mio obiettivo finale, ovvero esprimere quello che sono, perché poi fondamentalmente questo. Ecco,
mi sono trasferita a Milano, ho iniziato a lavorare, e sono stata a Milano, ho studiato in questa Accademia di Arte Drammatica dove mi sono laureata, e poi da lì, insomma, cosa nasce cosa, ho iniziato a fare piccole parti e poi pian piano sono qua. Tanto tu sei diventata anche protagonista di tutta una serie di film, ce n'è uno in particolare con Giuseppe Battiston dove tu, da quanto ho letto, ti sei presentata quasi per scherzo a questo provino e sei diventata una delle protagoniste del film. Sì, perché il mio ruolo doveva essere molto più piccolo, in realtà sono andata a fare questo provino e in realtà poi, insomma, costruendo col regista, parlando, rientravo nelle caratteristiche della coprotagonista, perché è un film corale, quindi sono tre storie che a un certo punto si intrecciano creando questo film e sono diventata, sì, coprotagonista in questa storia, è stato molto bello, devo dire che è stata una bella gavetta con lui. Tra l'altro una bella commedia che poi in realtà fa molto riflettere anche, non si ride solo, l'ho visto il film e quindi per questo che posso lanciarmi in questa critica, effettivamente molto profondo anche quello che è il significato finale. È una commedia romantica, insomma, un po' più raffinata rispetto alle commedie normali classiche italiane, è una commedia romantica dove c'è questo intreccio di tradimenti che, insomma, poi si svolge. Non voglio svelare perché magari qualcuno non l'ha visto. No, infatti non spoileriamo il finale. Invitiamo la gente a vederla, tra l'altro si trova anche in streaming, quindi c'è l'opportunità di trovarlo molto volentieri. Ora, ma era su Sky in prima fila, su Prime, non so. Io l'ho visto sul secondo. non guardarmi, quindi non so dove abbandono. Poi una volta fatto il lavoro lascio che vada. Non ti riguardi? No. Ma per paura di un po' o per cosa? Temo di guardare, cioè, non lo so, è una cosa, guarda, l'altro giorno, tre giorni fa, c'è stata l'anteprima di questo film che si intitola Pomodori ripieni, dove sono protagonista, ed è stato un film abbastanza sperimentale, perché è tratto da un'opera teatrale di Chekhov, Il Gabbiano, ed è stato intrecciato, questa storia si è intrecciata con quella che è la storia vera, la vita vera del regista che ha vissuto da bambino. Siamo tutti molto giovani, è un cast molto giovane, è stato molto molto divertente. E sono andata all'anteprima e c'era il regista che mi fa: ma che fai? Tu non entri? Faccio: guarda, preferisco stare fuori. Non è una cosa che amo, cioè non... In realtà io sono molto timida, non sono una persona così sfacciata, quindi... Però nel mondo del cinema, dell'arte, bisogna metterci la faccia, come si suol dire. Bisogna avere anche il coraggio di gestire situazioni a volte non facili, nel senso che anche le critiche che a volte possono arrivare, gestirle non è così facile. Ho voglia, sicuro. Sì. Però, insomma, quando si lavora su un personaggio, alla fine si lavora, ma non sono io, non è Marilina, quindi... Certo. Diciamo la faccia e la sfrontatezza che si ha non è tua, ma del personaggio, certo. Esatto. Senti, ti volevo chiedere, quali sono state le tue fonti di ispirazione a livello appunto cinematografico? C'è qualche artista, qualche attrice, ma anche qualche attore, perché alla fine dei conti ormai si prende ispirazione da tutti, non è solo perché si è uomo che si debba per forza prendere fonte di ispirazione da un attore uomo, se sei donna, da un'attrice. Oppure c'è qualche regista, qualche sceneggiatore, qualcuno del mondo dello spettacolo che ti ha particolarmente, definiamo, influenzato nel tuo modo di essere attrice? Ma italiano, estero, in generale? Quello che preferisci tu, nel senso che se ci sono, sia italiani che naturalmente stranieri. Beh, allora, come non dire Meryl Streep, insomma, è un'attrice di tutto rispetto, un'attrice che, come si dice, si è fatta veramente il mazzo, ha ricevuto parecchie porte in faccia, è stata, insomma, anche un'attrice abbastanza discussa. E per me lei è proprio lassù, cioè... Da poi capace di passare da ruoli drammatici a ruoli comici, come romantici, ha una capacità che è impressionante, impressionante.
Quindi lei assolutamente. A livello registico, io amo molto Almodovar. Ok. Quindi non sarebbe male un giorno cascare tra le sue grinfie. Beh, questo te lo auguriamo, sicuramente. Poi è vero che basta avere anche essere al posto giusto nel momento giusto, oppure essere il volto o il personaggio giusto per la... Ma bisogna trasferirsi in Spagna prima di tutto, prima cosa. Beh, adesso hai fatto il salto da Canavese a Roma, il prossimo sarà da Roma a Madrid o Barcellona o dove preferisci. Chi lo sa? Chi lo sa? Senti, prima appunto, mentre raccontavi quello che è stato il tuo approccio al mondo del cinema o comunque dell'arte in generale, hai appunto parlato del fatto delle tue passioni anche per quanto riguarda la cultura e la pittura. Ecco, da cosa nasce questo amore? E tu tra l'altro di recente sei stato anche protagonista di un vernissage, quindi raccontaci anche un po' quest'altra passione, quest'altra parte di Marilino Succo. Beh, allora, da dove parto? Come dicevo prima, io ho sempre dipinto, perché sono diplomata, la faccio, quindi è una cosa che in realtà ho sempre mantenuto. Ho sempre lavorato, mi è sempre piaciuto il grande formato, quindi ho sempre lavorato su tele molto grosse, che però, diciamo, sono sempre rimaste arrotolate lì in camera mia, abbandonate e dimenticate lì. Poi succede che la vita, in modo assolutamente imprevedibile, è capitato che sono venuta a conoscere queste persone, che è un'azienda, l'azienda si chiama Erco, che è la prima azienda al mondo di illuminazione museale. Sono venuta a conoscere durante la Design Week queste persone, e stavamo parlando e mi dicevano che stavano, durante la Design Week, volevano inaugurare il loro nuovo spazio a Milano, il primo in Italia, e dicevano che stavano cercando dei lavori, delle opere molto grosse, molto colorate, bla. E io, con una certa sfacciataggine, mi sono proposta semplicemente. Mi sono proposta, perché poi alla fine non è vero che la fortuna arriva, la fortuna e la sfortuna non esistono. Certo, se non si prova non si può arrivare. Non nessuno ti viene a suonare il campanello a casa, bisogna lanciarsi e avere anche a volte un po' la faccia da schiaffi, no? Come si dice. E quindi niente, semplicemente mi sono proposta, ho fatto vedere i miei lavori, loro sono rimasti entusiasti perché erano proprio la tipologia di lavoro che cercavano, per far risaltare chiaramente le loro luci, perché poi è uno showroom dove vengono presentate tutte le varie illuminazioni, eccetera, quindi a loro serviva un cambio cromatico proprio per far vedere i vari toni, le varie colorazioni, eccetera. E quindi ho esposto lì, durante la Design Week a Milano, ho avuto un successo pazzesco, sono uscita anche su Exhibart. Questa cosa mi è servita tantissimo per farmi conoscere, e da lì poi ho sposto a Open House, durante le due giornate di Open House a Torino, in una villa che si chiama Villa San Quirico, e che sono ancora lì tra gli altri lavori, sono stati esposti per un bel po', e adesso sono stata scelta per partecipare a Paratissima, che sarà dal 31 ottobre al 5 novembre, quindi esporrò, perché poi da lì io sono partita. Allora, come dicevo prima, io lavoro su tele di grandi formati e tendenzialmente faccio acrilico. Per tutta una serie di traslochi che ho avuto negli ultimi anni, tra Torino, poi ho vissuto 3 anni a Roma, poi sono tornata, poi sono stata a Milano, eccetera, negli ultimi anni non sono più riuscita a avere uno spazio, perché lavorando su tele grosse... C'è bisogno di uno spazio grande, certo. Io non avevo più questa possibilità, e quindi ho ridotto e ho represso la mia vena artistica su un iPad e ho iniziato a lavorare in digitale, quindi utilizzando una pittura ma digitale. E insomma è stato un lavoro di circa 2 anni, 2 anni e mezzo, dove ho collezionato una 60ina di volti. Io lavoro con dei volti, è una cosa, è uno studio in realtà, è uno studio abbastanza anche quasi sociale che faccio. E quindi, perché poi è tutto collegato, poi ho iniziato l'università di psicologia, insomma è tutto un po' intrecciata la mia vita in mezzo a tutte le cose, ma sono collegate, comunque hanno un senso. E quindi niente, ho iniziato a lavorare su questo tipo di pittura, sono arrivata a collezionare una 60ina di volti, e finché poi insomma ho iniziato con la curatrice a dire: ok, benissimo, adesso cosa faccio di questa roba qui?
E quindi ho realizzato queste opere su D-Bond, che è un alluminio, quindi è una stampa digitale. Ne ho realizzate 6, ne abbiamo selezionate 6 perché chiaramente non si potevano esporre tutte, 60 era un po' eccessivo. E questo è stato il primo progetto, che è quello che è stato esposto poi in Erco Showroom. E poi da lì in realtà sentivo che la cosa non si doveva fermare lì e ho iniziato a lavorare con la Terra Bianca, quindi ho iniziato a trasformare questi volti bidimensionali in una tridimensione, quindi sto iniziando a fare delle sculture, e sono quelle che poi sono state scelte per Paratissima, quindi si troverà, chi verrà Paratissima a vedermi troverà le mie sculture. Beh, Marina, tu nasci nella città della ceramica. Certo, dove la cultura di casa. Non potevi non finire anche in questa forma d'arte, che poi in faccia è un'altra casa della scultura. Quindi esatto. Era naturale. Anche se Castellamonte però non ha Terra Bianca. No, è Terra Rossa. Quindi ci sarà poi un'evoluzione anche su questo. Quindi sappiamo che eventualmente abbiamo spoilerato qualcosa del tuo futuro da artista, da scultrice. Ma infatti qualcuno mi ha detto, ma perché non partecipi alla mostra della ceramica? Infatti. E non lo so. Vabbè. Avete ragione. Non l'anno so. Prossimo. Non ci ho pensato. Dobbiamo sentire il sindaco, non lo so. Il curatore. Esatto. Ma saranno sicuramente contenti perché visto il fatto di avere, ci sono già artisti castellamontesi naturalmente coinvolti, ma tu che sei di Castellamonte Canavesana credo che sia doveroso averti come ospite per il 2024, 63esima mostra, sicuramente ti vedremo lì, dai, volentieri. Perché no? Senti, per quanto riguarda, tornando a quello che è la tua realtà cinematografica, appunto ci hai detto che adesso hai appena finito di lavorare su questo film, che è stato girato, tra l'altro mi dicevi, a Torino, giusto? Tu mi nascondi qualcosa? Sì. No, l'ultimo. L'ultimo che è stato girato a Torino, sì. Ok, adesso se naturalmente ci puoi raccontare quali altri progetti hai e soprattutto quali sono nel cassetto a Marina Succo per ciò che riguarda il futuro non solo da attrice ma anche da artista a 360 gradi. Guarda, il sogno del cassetto non ce l'ho in realtà. Io sono molto soddisfatta di quello che sono oggi e sono grata perché vivere di questo non è semplice e tra l'altro, piccola precisazione, ancora oggi si fa fatica a vivere d'arte, cioè io adesso mi sto trasferendo a Roma, ma mentre racconto tutte queste cose si vede un lato di me, il lato diciamo... letto oscuro, nel senso che rimane dietro le quinte e nessuno vede, che comunque io a Roma vado a fare la cameriera. Per riuscire a togliermi, diciamo, queste e realizzare questi miei sogni, questi miei progetti, che comunque chiaramente hanno un costo, anche solo le spese del materiale, la realizzazione di questi quadri, di questi lavori di formato molto grande, hanno un costo, vi assicuro, non da poco. Quindi tutto questo è sostenuto da un lavoro molto faticoso dietro. Certo. Sono stata già 3 mesi a Roma, dove abbiamo fatto questo spettacolo in teatro molto bello, tratto da un libro di Lorenzo Caravella che si chiama Certe Notti, si intitola Certe Notti. È una storia ambientata negli anni 60 in America durante la guerra del Vietnam, di questi due ragazzi molto giovani che si incontrano e si innamorano su questo treno. La cosa molto bella che è stata di questo spettacolo è che verrà poi elaborata e adesso la porteremo in giro. Stiamo con la produzione decidendo delle date perché stiamo organizzando un tour in tutta Italia, quindi sicuramente appena ci saranno delle date ve le dirò, magari a Torino, non lo so. La cosa bella è che siamo 2 attori in scena, ma in realtà i personaggi sono 6, quindi la cosa divertente di questo spettacolo è che ci sono molti cambi e molti personaggi da interpretare nello stesso spettacolo. Ed è stata una bella prova attoriale questa. E la stessa cosa per questo film, per Pomodori ripieni, che è un film di Edoardo Rossi, che anche lui nasce come attore e regista,
non credo sia la sua opera prima, ha fatto delle cose, comunque anche lui è un regista emergente, un bravissimo attore che ha fatto la serie Cuori, non so se vi è capitato di vederla sulla Rai, Sì, e altre assolutamente. cose. E anche questo diventerà, insomma, adesso è uscita l'anteprima, quindi ci va un annetto prima che poi viene, uscirà nelle sale, eccetera, per questioni proprio burocratiche di distribuzione, eccetera. Però anche questo sarà un progetto futuro che uscirà prossimamente, che potranno vedere tutti. E poi il sogno nel cassetto, come ti dicevo, non ce l'ho. Io sono molto soddisfatta di quello che ho oggi. Mi sveglio tutte le mattine e dico grazie per quello che vivo, quindi non saprei dirti cosa, come mi No, ci vedo. beh, se mi permetti, è bello il fatto che comunque tu ti sei anche aperta con noi e ti ringrazio del fatto di averci raccontato il dietro le quinte di Marilina, nel senso che da lontano ci si immagina che sia tutto bello e ricco, ma noi ti auguriamo di avere dei cachet. Dei prossimi film straordinari, dei contratti multimilionari. Però è vero che oggi per riuscire a fare questo mestiere, soprattutto da chi Difficilissimo, difficilissimo. anche tu hai giustamente detto una cosa all'inizio di questa intervista, che tu arrivi dalla provincia, quindi è molto più complicato che essere in una grande città dove non dico che sia più facile perché è sempre un mondo complicato, però qualche aggancio o comunque entrare in quel mondo potrebbe essere un po' più favorevole. Tu hai dovuto fare una gavetta, stai facendo una gavetta importante, però effettivamente noi ti stiamo conoscendo per quella che sei realmente. Quindi una ragazza che ha tanta voglia di fare, sta facendo tanto, e il fatto anche che stai dicendo che tu sei soddisfatta di quello che fai tutti i giorni è anche un bel esempio per chi giovane come te o anche più giovane si approccia al mondo dello spettacolo e del lavoro, sapendo che le difficoltà sono tante e per cercare di superarle bisogna avere anche, come si suol dire, gli attributi. Ma sì, ma anche perché è un lavoro totalmente instabile, cioè ci sono troppe variabili. Io dico sempre, credo che sia uno, se non l'unico, lavoro dove la tua, cioè, non sei padrone del tuo destino, non sei padrone del tuo futuro, perché in Certo. realtà tutto quello che avviene prima non è in mano tua. Cioè tu fai l'ultimo 10%, ovvero quando vieni scelta, che va in scena e tutto quello che avviene prima dipende dalla gente come ti propone, dipende dal provino, se tendenzialmente ci devi fare superare almeno 1/3 provini, perché una volta solo con la casting dipende se rientri tra, poi è anche questione di simpatia, purtroppo ci sono veramente un sacco di variabili, ma proprio tantissime, e se non lo fai davvero per la passione di farlo, e che quindi hai un qualcosa che proprio dallo stomaco ti nasce e che ti fa dire io non posso fare altro nella vita che questo, e a un certo punto molli perché è Certo. frustrante. Infatti, quando mi dicono ah, ma tu fai l'attrice, io dico ahimè, perché purtroppo, dico purtroppo perché non lo so come dire. Secondo me è un destino quasi neanche scelto, Beh, sì, è un effettivamente modo di alla fine. vivere, è uno stile di vita, è un po' come chi dice. Prendo e vado a vivere in barca a vela. Cioè, è uno stile di vita. Cioè, non puoi avere un lavoro normale. Chi vive in barca a vela non può avere un lavoro normale. Non si sveglia tutte le mattine, va in ufficio alle 8 e rientra alle 7. Cioè, è uno stile di vita, è una scelta che Certo. comporta anche parecchi sacrifici. Beh, assolutamente, alla fine dei conti, però quello che stai realizzando effettivamente è qualcosa di importante, non sarà facile. Tra l'altro, ti faccio anche una domanda ancora legata a quello, che una polemica di un tuo esimio collega Favino, che di recente ha detto che riguardo il film di Ferrari, il fatto che si scelgono molto spesso per produzione, comunque film legati ad esempio al mondo dell'Italia, all'Italia, siano scelte attori stranieri. E quindi a discapito di chi in Italia farebbe molto bene questo ruolo, tra l'altro anche con il giusto accento, l'italiano corrente invece del doppiaggio e tutto il resto. Secondo te, questa polemica di Favino, vista appunto dal ruolo di attrice, ha una base solida o è un pur parler un qualcosa per creare un po' di movimento intorno al cinema italiano? Ma allora,
È anche vero che uno dei film più importanti nella storia, ovvero Il Padrino, è stato interpretato da un attore americano. Certo. Quindi, ma guarda, io non sono, cioè non uso questo termine che è sbagliato, cioè inappropriato, ma non sono razzista, nel senso, perché un attore americano non può interpretare un ruolo italiano o viceversa. Il problema è che l'attore italiano non interpreta l'americano. Certo. Questo allora, cioè è un discorso che io se voglio andare, molto spesso quando ero un po' più giovane, anni fa, mi disse, ma tu devi prendere, andare in America, devi buttarti, se vuoi fare cinema, il cinema è là. No, il cinema è in Italia, perché viene da noi il cinema. Certo. Poi è stato portato in America negli anni, ma perché l'America è diventata una potenza, cioè il cinema americano è la seconda industria dopo le armi. Ok? Quindi. In Italia non c'è così tanta produzione. In America si fanno dai 600 ai 700 film all'anno, in Italia se ne fanno 50-60, forse tanto. Certo. Quindi c'è una sproporzione pazzesca. Poi adesso è tutto basato su questi bandi, non esistono più le produzioni che hanno i soldi e che investono direttamente, ci sono le produzioni che si appoggiano a questi bandi ministeriali, che voglio dire, vi lascio immaginare i tempi biblici di questa cosa. Purtroppo sì. È tutto così, cioè, non, per questo dico, ci va veramente un cuore gigante a fare questo mestiere, perché ti passa, cioè cercano in tutti i modi di farti passare la voglia. E quindi, tornando a Favino, vi dico, sono d'accordo a metà, nel senso che per me non c'è nessun problema che un americano interpreta un ruolo italiano o viceversa. Il problema è che in America non ti fanno, cioè un italiano non interpreterà mai un ruolo da protagonista americano. Certo. O si parla sempre di mafia, quindi gli italo-americani. Esatto. O fa l'italiano che parla inglese, che arriva in America, lo sbarcato, Però un ruolo americano non ce l'ha mai. Beh, speriamo che, diciamo che con questa, tra virgolette, polemica, comunque questo input che ha dato Favino, si possa muovere qualcosa, ed effettivamente anche... Lui è uno che ha abbastanza potenza nell'ambiente. Cioè, beh, lui ha lavorato in grandi produzioni, ricordiamo che ha lavorato insieme a Tom Hanks, quindi ha lavorato per film anche a livello internazionale, straniere, quindi effettivamente forse la sua voce è una voce in capitolo importante. Chissà che apra appunto una strada e che poi in tanti possano percorrerla, anche Marina. Ma perché no? Perché no? Bene, Marina, siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Noi ti ringraziamo perché, ripeto, ci hai regalato un dietro le quinte di un'attrice, che sei appunto tu, che abbiamo imparato a conoscerti tramite le fiction, tramite la televisione, tramite quello che è l'arte. Ma che... Mi hai messo un giocattolo. È stata una cosa bellissima fatta qua nel Canavese. Certo, assolutamente. Quella è una cosa bellissima che avete fatto, che avete dato una grandissima mano. Avete regalato un sorriso a centinaia di bambini. Complimenti, perché questa è anche la dimostrazione che tante volte si parla degli attori o comunque del business, del cinema, della musica, eccetera, come persone distaccate che vivono in un mondo a parte, lontano da quello che è tutti i giorni. In realtà invece no, perché anche questo, sotto questo punto di vista, avete massima attenzione e disponibilità, perché quello l'hai fatto veramente col cuore, avete raggiunto un risultato straordinario, siete stati bravissimi. Sarebbe bello che qualcuno la portasse avanti, che riproponesse questa cosa. Io sono riuscita a farla in quel periodo lì, perché durante il Covid era chiaramente più semplice, noi col lavoro, col cinema, il Covid ci ha totalmente distrutto, certo. Due anni fermi, le produzioni non facevano partire i progetti, perché tutta questa roba del quarantena, non quarantena, insomma il caos più totale, quindi... Ho avuto due anni dove sicuramente il mio rallentare un po' mi è servito sia a me, io l'ho vissuto benissimo sto Covid, non so voi, ma io sono stata benissimo, cioè ho avuto un momento di calma bellissima, dove ho ripreso la mia vita in mano, che di solito sono sempre con valigie che vado e vengo, ed è stato proprio meraviglioso per quanto mi riguarda. Per molti invece mi rendo conto che è stato una
una batosta, uno sconvolgimento forte, certo. Modo di, grazie anche al comune di Favria, a Vittorio Bellone, che ringrazio profondamente perché ci ha dato una mano incredibile, alla Croce Rossa di Favria, di mettere in piedi questo progetto che è stato bellissimo. Sarebbe bello che qualcuno insomma lo portasse avanti, lo riproponesse nei vari anni. Beh, diciamo che Natale non è così distante, chissà che anche questo appello, chiamiamolo così, che hai lanciato adesso possa essere colto da qualcuno. Stimoliamo un po' i canavesani a fare qualcosa, già ne fanno tante di cose importanti, però questa effettivamente è stata una bella iniziativa che ha dato un risultato eccezionale, ripeterlo sarebbe molto molto bello. Guarda, cercheremo di stimolare un po' i nostri concittadini perché possano riprenderlo e chissà anche coinvolgerti naturalmente, impegni permettendo, visto che comunque hai anche avuto una bella esperienza e puoi insegnare molto anche a chi vuole fare questo tipo di iniziativa. Marilian, veramente grazie ancora per la disponibilità. Un grande in bocca al lupo, speriamo di vederti. Beh, appunto, come dicevi, dobbiamo aspettare un attimino per vedere il tuo prossimo film sui grandi schermi. Però invitiamo sin da ora a teatro, è più veloce. A teatro, certo, quindi a questo punto attendiamo di avere notizie anche delle date, noi coglieremo l'occasione per farlo sapere, quindi al Cinema Teatro Marilina Succo ci aspetta, in bocca al lupo, e ci risentiamo più avanti, almeno così ci racconterai anche un pochettino come la tua carriera prosegue. Grazie ancora. Grazie. Buon proseguimento, grazie. Grazie a voi, ciao.